sviluppato il giusto equilibrio, secondo me, a meno che non arriva un fenomeno che fa fare veramente la differenza a questa squadra, difficilmente lui andrebbe, secondo me, a migliorare. Quindi un tassello come Candreva, come Biglia, è difficile da inserirla in questo momento nell'Inter, perché comunque ha trovato la giusta quadratura del cerchio e i campionati si vincono in questa maniera. Secondo me l'Inter rimane la meno accreditata delle favorite rispetto a Roma Napoli. Però in questo momento, secondo me, Mancini ha la visione migliore rispetto a Garcia e a Sarri di come si arriva fino in fondo. Per questo, secondo me, poi alla fine Biglia o Candreva sono relativi. Più che altro il problema è in casa Lazio. In casa Lazio che si deve cercare comunque sia nella mediocrità e nella pochezza di trovare la soluzione migliore per poter ripartire, quindi magari cedere i migliori tasselli nella maniera migliore. Ora è uscito fuori l'offerta di, ma può darsi che neanche sia vera questa offerta di Biglia, perché caso strano uscire fuori il nome di Ranocchia quando comunque ormai ci hanno manifestato un catalazzo che serve un difensore centrale. Quindi non vorrei che magari questa notizia parte più da Roma che da Milano. Però, ripeto, il problema secondo me è soltanto quello che sta, le dinamiche che stanno succedendo in casa Lazio. Sì. Però sì, in ottica secondo, mettiamo a parte il fatto che Mancini sa perfettamente come funzionano le dinamiche in casa Lazio, avendoci vissuto, e quindi sa come andare a pescare e chi andare a pescare Infatti, sicuramente. se vuole prende tutte e due, Albe. No, secondo me però il discorso è che mettiamo il caso che riesce ad arrivare primo o secondo l'Inter, speriamo primo, in modo che succeda meno danni a Roma, eccetera. E il Speriamo, problema è ragazzi, speriamo. assolutamente. E a quel punto a livello Champions chi ti serve di più? Mancini se ne frega se paga che 35 milioni con Doppia e gli va male, insomma non è quello il tipo. Certo. Poi ti chiede pure Biglia a 40 e quindi a livello internazionale, come diceva prima Max, c'hai in mezzo al campo il vice capitano dell'Argentina, insomma è un peso importante lì in mezzo rispetto a un esterno che con tutta la bravura che ci può essere in Italia e in Europa, perché poi dobbiamo vedere pure Perisic che fine fa, io credo che crescerà tantissimo Perisic, li trovi, un esterno come vuole Mancini lo trovi, insomma, lo vai a cercare, lo trovi. In mezzo al campo trovi pure Ibiglia, per carità, perché non è un fenomeno, però insomma c'è un peso internazionale importante. Tornando un attimo alla Lazio, dei centrali ne abbiamo comprati questa settimana, non so quanti, perché tra tutti i nomi che si sono fatti, fino a Tare che va a prendere in culo non si sa dove i giocatori, mo si fa pure i nomi di un albanese, non so ancora da dove viene fuori, dei centrali ne abbiamo comprati tantissimi, non credo che la Lazio comprerà qualcuno a gennaio come al solito, se lo compra lo compra l'ultima settimana di gennaio, così tanto per far contenti tutti. Ecco, tanto per far contenti tutti. Sentite, beh, andiamo però a domenica, partita col Palermo all'Olimpico, Palermo cambio allenatore, quindi nuovo allenatore, guarda caso Ballardini. Mamma mia, Esatto, da vantaggio questo, sono sì, convinto. esatto. E come dicevate all'inizio, Candreva dovrebbe essere il sacrificato per Keita, con Djordjevic punta, centrocampo Milinkovic, Biglia, Parolo e poi vabbè, la difesa è quella scontata con Lulic e Terzino e basta Maurizio e Gentiletti. Ma secondo voi è questa veramente la formazione? Ma si può puntare su Djordjevic? Non vi sembra un centrocampo un po' troppo leggerino? Leggero. Leggerino, nel senso che Milinkovic non mi sembra che possa, almeno io sono convinto che non possa giocare nei tre, deve giocare un po' più avanzato. Il Che ne problema, so. Max, è che il Radonazzi rotto Ah, dalla ecco. nazionale, quindi E quindi ha la scelta rimasto obbligata. Cataldi, ma non mi sembra che stia No, puntando molto su no, Cataldi, e quindi no, no, no. è fatta la formazione, c'è poco da fare. Eppure Candreva come gioca in nazionale non si può vedere nella Lazio. Pare di no. Ma non è l'unico, perché Cataldi pure ha giocato bene in nazionale, Milinkovic Esatto. pure ha giocato bene in nazionale.
Biglia, Biglia ha portato la prima vittoria dell'Argentina. 3 punti ha portato. C'è qualche problema all'interno dello spogliatoio, ne sono convinto, sicuramente. Fascia sì, fascia no, ancora stiamo discutendo sta cosa, queste stupidaggini. Quello che l'abbiamo detto lunedì, Marco, lo ricordi, no? Nella fase dell'intervento. Quello che mi passa palla a quello, quell'altro che manda a quel paese quell'altro, beh, quelli sono sintomi comunque qualcosa. Quello che dice il giovane, che dice sì, ma quando si parla in uno spogliatoio l'ultima parola aspetta sempre a Radu, è lui l'ultimo che dice. Questa è una dichiarazione un po' pesante, perché non parla l'allenatore, se ultimo, non parla il capitano, parla Radu, che nella fascia ha fatto finta di non volerla, però evidentemente è una persona che conta all'interno dello spogliatoio, ci sono dei clan, questo è evidente. Faranno pagare prima Pioli o poi Candreva. Quindi tu dici prima la paga l'allenatore e poi la paga Antonio Candreva. E se non arrivano i risultati, Pioli è troppo difficile che resti sulla panchina della Lazio. Certo. Per me non arriva neanche, rischia grosso anche per Panettone, Pioli. Ma però scusate, però visto che la storia si ripete ogni volta, no? Quindi bravo, si arriva a un risultato che può essere una coppa oppure la qualificazione oppure il terzo posto come l'anno scorso, e poi succede il patatrac voluto dalla società, eccetera eccetera. Però per mandare via un allenatore, lo dito, in questi 11 anni ha sempre dovuto arrivare diciamo in zona retrocessione. Ecco, allora, voi pensate che quest'anno le cose possano cambiare, diciamo, e non, eventualmente su un'idea della società, su uno spogliatoio spaccato, ricomporlo con un nuovo allenatore? No. Speriamo di non arrivare in zona retrocessione. No, io dicevo mandarlo via per ricomporre la frattura che tu hai detto e che tutti ormai a Roma sappiamo, che sono forse solo la società, il presidente col direttore sportivo fanno finta che non c'è. Il problema è che Rey è impegnato, chi c'è rimasto? Ha preso il Palermo. Che c'è rimasto? Quindi giustamente tu dici c'è Mazzarri libero. C'è Mazzarri. Non c'era. No. Dopo aver visto Montella alla Sampdoria, sinceramente, mo, al di là dei rapporti che Montella poteva avere con la Samp, diciamo che era già comunque proiettato in club più prestigiosi della Sampdoria, l'allenatore partito. Per tornare nella sua squadra dove ha giocato, insomma. Sì, però ormai era una rampa di lancio, comunque era un allenatore che meritava di essere un pochino più prestigioso, ma non per sminire la Samp, perché per l'operato di Montella era un allenatore di tutto rispetto. Avete fatto caso a una cosa, che stanno cambiando allenatori, a parte il Carpi, che insomma penso che poi hanno capito che non è questo sarà il campione del Carpi, però è cambiato Montella con Zenga in una squadra che comunque la Sampdoria sta a 2 punti dalla Lazio e non credo che qualcuno pensava vincesse il campionato. Cambia il Palermo perché vabbè, a parte il Mate Zamparini, ma insomma vince addirittura col Chievo e poi lo cambia, quindi non è una squadra che sta comunque nel baro della recessione, è una squadra che comunque tutti gli anni si salva, quindi ci sono un po' di cambi di allenatori che sono un po' particolari quest'anno, soprattutto ripeto quello di Zenga, evidentemente ci sono altri, è vero che Zenga ha lasciato un segno dopo i 4 gol della prima in Europa League, però insomma il campionato lo stava facendo decente, quindi è un po' particolare sta. Ma purtroppo perché è particolare proprio il nostro di campionato, Alberto. Comunque vedremo che stanno a parlare dei 2 matti su 3 del campionato italiano come presidenti, perché Zamparini, Ferrero e Lotito, insomma. È vero. Sì, però comunque è proprio diverso il modo di fare calcio nel nostro campionato rispetto agli altri. Riconducendomi alla Lazio, conoscendo Lotito, io penso che soltanto a un passo dal Barad si potrà cambiare la guida tecnica. Ora secondo me il vero problema in casa Lazio nasce sicuramente senza ombra di dubbio dal primo di giugno di quest'anno, quando è finita la passata stagione, quando ci sono messi Tare, Lotito e Taurino, e Lotito non ha dato le giuste garanzie a Tare per rinforzare questa rosa. Secondo me le crepe nascono da là.
Poi successivamente ci sono una concomitanza di colpe da dare sia al direttore sportivo, ma secondo me in primis all'allenatore, che quest'anno comunque non è in grado di migliorare il suo lavoro superbo della passata stagione, perché lui l'altro anno ha fatto qualcosa di strepitoso e che era difficilmente migliorabile, ma lui quest'anno, non riuscendo a cavalcare l'operato dello scorso anno, secondo me in questo momento sta facendo grossi danni, perché i più grossi problemi ce l'abbiamo dal punto di vista della tecnico-tattico, perché la Lazio perde le partite in maniera imbarazzante. È vero, sì, lo spogliatoio può rimanere contro, ci possono stare dei clan, ci possono stare delle situazioni un po' particolari che l'allenatore non sa gestire bene, però dal punto di vista delle squadre messe in campo dalla prima di campionato ad ora, io vedo un allenatore diverso dall'altro anno, ma tantissimo, Alberto, cioè io ho, da quello che sto sentendo, io ho paura pure per la partita di domenica con il Palermo, perché secondo me certe scelte manifestano un pensiero di Pioli che va in controtendenza con il cammino della Lazio, perché lui continua ad andare dritto con il suo pensiero, quando comunque è un pensiero che il campo stesso ha dimostrato che è sbagliato. Cioè lui lo fai più importante di quello che è, Marco. Purtroppo devo constatare che è un altro degli allenatori come tutti, no, i vari altro. Se scordate le dichiarazioni d'estate che diceva che a lui non ne servivano punte perché stavamo a posto così, poi è stato comprato Madri, quindi è un altro aziendalista come tutti l'ha comprata il presidente, infatti, dopo Chiava Lazio. Noi eravamo 3 mesi che chiedevamo una punta dopo Chiava Lazio. Era proprietario a nome della società, diceva che non c'era bisogno, Lazio stava bene così. Ma guarda, io su questo, scusami Max, io su questo punto, io su Tare io ci aprirei una trasmissione intera, perché su quella famosa conferenza stampa fatta da Oronzo, ci possono stare varie interpretazioni. Secondo me in quel momento Tare ha proprio cessato le armi, cioè ha fatto proprio capire, ragazzi, non dire che ve la prendete con me, io più di questo non posso fare, cioè io più di questo, se allora, il presidente comunque a casa. Ma la fortuna nostra che ancora non ha fatto, perché secondo me dare in un'altra società farebbe molto meglio, cioè farebbe le fortune di un'altra società, e magari in questo momento dare. Non dare. Sì, senz'altro. Era una domanda mia, Dare. Sì, ragazzi, ma secondo voi però ok, va via Pioli, no? Un nome subito. No, sia di Alberto e Marco, secondo voi? Facile. Inzaghi. La testa della società da un sacco. Ecco, Marco? Dai, un nome, Marco. No, non c'è un nome, cioè non so così convinto di Inzaghi come dice Alberto, perché andrebbe comunque contro il pensiero di Lodito, non perché Inzaghi non sia nelle grazie di Lodito, ma perché poi Lodito deve permettere che la Lazio rimane sempre in questo oblio, magari non si sa mai, potrebbe avere sempre paura di una tecnica emergente che comunque entusiasmi la piazza giovane. Secondo me andrebbe proprio su un nome che comunque saprebbe che potrebbe mantenere la Lazio su questi livelli, perché le sue linee sono queste: la Lazio deve cadere nell'anonimato, la Lazio deve rimanere su questo trend di mezza classifica, al di là che magari ogni tanto ci possa avere un picco sporadico che sia una Coppa Italia e una qualificazione. Ma per dirti, paradossalmente vedrei molto più vicina a un'idea Mazzarri piuttosto che a un'idea Inzaghi, perché comunque Mazzarri magari è difficilmente entrerebbe nel mondo Lazio rispetto a un tecnico che già conosce la squadra stessa, l'ambiente stesso, quindi ci metterebbe ancora più tempo per ingranare. Il problema è che ormai noi lazieri siamo vaccinati, sappiamo come lavora questo presidente, purtroppo solo noi riusciamo a vedere realmente le sue mire, piuttosto che al cospetto di tutta Italia che ci
continua a prendere per pazzi perché andiamo contro questo presidente.